primo giorno di scuola 1. Io non ti rispondo, te lo dico. Mattia Destro, cosa ti ricordi del tuo primo giorno di scuola? Io? Scherziamo. È stato bellissimo. Così evadevo da casa almeno quelle poche ore. Del mio primo giorno di scuola ricordo solo che non sapevo parlare l'italiano. Non me lo ricordo. No, a parte gli scherzi, mi ricordo che mi portò mio padre e mia mamma a scuola. Ero abbastanza teso, dai, è stato un bel cambiamento. Fuga da scuola. Piano piano ho fatto amicizia con tutti e l'italiano penso di averlo imparato abbastanza bene. In seguito all'esercizio fatto in classe mi ricordo che la maestra non fu felicissima dei miei compiti svolti, quindi diciamo che mi costrinse alla fuga, quindi scappai verso casa. Ero uno che parlava tanto in classe, infatti venivo sempre ripreso, ma poi ero bravino, avevo buoni voti, quindi dai. Chi sarebbe il tuo compagno di banco ideale tra i tuoi compagni del Bologna? Sì. Ce l'ho qui vicino, sì, a me. Ce l'ho, vedi, l'ho preso sto braccio, perfetto. Capisco, perché dopo le vacanze estive sicuramente è dura, però come si dice, no, nella vita bisogna studiare, quindi mi raccomando, fate i bravi se ci riuscite, ciao. È stato un giorno bellissimo insieme a tutti i miei compagni, ricordi bellissimi, grazie a voi per questo momento emozionante. Che bambino era Mattia Destro alle elementari?